TV Week, assicurazioni e risparmio, nuovo appuntamento, bentrovati in nostra compagnia per parlare dell'alba di una nuova era. Parliamo delle prospettive dell'economia e dei mercati finanziari per quanto riguarda il post-Covid-19, outlook e scenari globali, le nuove prospettive appunto per quelli che sono l'economia e i mercati finanziari. Perché? Perché stiamo assistendo all'inizio di una nuova era, nel senso che ci sono nuove modalità di comunicare innanzitutto. Ne abbiamo parlato anche nel corso degli scorsi speciali dedicati a questo settore, anzi si sono imposte insomma con necessaria prepotenza a livello mondiale, ma non soltanto, ci sono nuovi stili di consumo, un nuovo modo di vivere e ovviamente anche inevitabilmente, ma forse no, lo vedremo assieme ai nostri ospiti, di investire e di gestire i propri risparmi. In questo approfondimento dunque cercheremo di fare il punto e dare le prospettive di come questa pandemia o epidemia, come vogliamo, ha inciso sulla vita di tutti i giorni e quali sono le ripercussioni che ci saranno sui mercati finanziari nel lungo periodo, nei prossimi mesi, anche perché abbiamo visto come le ripercussioni nel breve possono essere corrette e tra un po', insomma, cercheremo anche di fare esempi anche un po' specifici da questo punto di vista. E allora io ringrazio per essere qui con noi Generoso Perrotta, responsabile advisory Banca Generali. Generoso, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Un saluto anche a Luca Tobagi, investment strategist di Invesco. Luca, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Francesco Sandrini, Head Multi-Asset Balanced Income and Real Return di Amundi. Francesco, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie anche a Carlo Benetti, Market Specialist GAM Italia. Carlo, è un piacere averti qui con tutti gli altri. E Ben ritrovati, grazie dell'invito. poi, ultimo ma non per ordine di importanza, ovviamente Massimo Marzeglia, Client Chief Investment Officer BlackRock Italy. Massimo, eccoci qua. Buonasera a tutti, è un piacere. E allora, la panoramica, insomma, la presentazione degli argomenti ve l'ho fatta poco fa, cerchiamo di capire dove andrà il mercato e dove quindi magari converrà andare a investire. Asset management, sostanzialmente si parla di questo, ma non soltanto. È ovvio che se c'è qualcosa da investire bisogna dare per scontato che c'è anche, che sia anche qualcosa in mano, un patrimonio, un capitale da collocare da qualche parte. E allora, a proposito di ricchezza, proviamo a partire di qui. Io mi appoggerei per partire a Francesco Sandrini, e cioè stime, le stime sono tante, in continuo aggiornamento su quelle che potrebbe essere il PIL globale in Eurozona, 8-9%. Parlo ovviamente di riduzione, insomma di contrazione del 7-8% per quanto riguarda l'Eurozona, il 3% in generale del PIL globale, quello italiano 12-13%. Perché dico questo? Perché ovviamente se bisogna investire, bisogna innanzitutto capire quanto abbiamo in mano. E allora queste stime, che inevitabilmente, ripeto, andranno ad aggiornarsi man mano che si va avanti, insomma, vanno incontro alle vostre analisi. C'è magari qualche sorpresa che ci possiamo aspettare da questo punto di vista? Voi qual è la vostra analisi, ecco? Beh, è bello prima di tutto osservare come quasi tutti gli asset manager o le banche di investimento in giro per il mondo sono passati a fare stime per intervalli, non più stime puntuali, proprio per il fatto che il livello di incertezza sia sulle seconde ondate di contagi che sulle ripercussioni vere e proprie dal punto di vista macroeconomico sono estremamente difficili da operare. Sì, si tratta di numeri con intervalli di confidenza molto ampi, ma soprattutto di una crisi e una recessione profonda nel breve periodo. Tende ad essere, come lei ha detto, una crisi che ha un impatto globale, quindi parliamo di una recessione globale di circa il 3%, con diversi colori, con colori decisamente più foschi in tutte le economie dominate da servizi, quindi le economie occidentali, se vogliamo, le economie come l'economia europea. Dentro le economie europee tendiamo a vedere colori di natura differente. Paesi più colpiti come l'Italia, la Spagna, la Francia, che tendono ad avere previsioni di crescita per il 2020 da almeno 13 fino almeno 10. Paesi con più spazio di manovre fiscali come la Germania, che tendono a contenere un pochino il danno e ad assestarsi su livelli di recessione tra il 7 e il 5,5%. La musica è un po' differente nei paesi emergenti. Nei paesi emergenti si tratta più di un quadro eterogeneo. Perché dico così? Perché ci sono paesi che hanno una natura più manifatturiera, una natura più, se vogliamo,
spostata sul lato dell'offerta, che hanno la possibilità di tornare a produrre, se vogliamo, anche facendo ripartire il ciclo delle scorte. E all'interno dei paesi emergenti troviamo paesi che non avranno neanche una recessione, ma una flessione, come la Cina, che si sterà su valori di crescita attorno al 2%, paesi come l'India invece che avranno un impatto maggiore e sperimenteranno alcuni mesi di recessione. Io mi fermerei qui, è un quadro molto eterogeneo, un quadro profondo, un quadro di recessione globale, è un quadro di deflazione nel breve periodo con dei giganteschi punti interrogativi che sono legati alla sua introduzione iniziale, ovvero il fatto che stiamo muovendoci in un contesto mai visto prima di stimolo fiscale e monetario di questa ampiezza, che avrà degli effetti collaterali nel lungo periodo. E a proposito di mercati emergenti, e qui andrei a questo punto da Massimo Marzeglia, a proposito di mercati emergenti c'è la Cina, che è stata almeno apparentemente la più rapida a riprendere il proprio ritmo di marcia. C'è da dire che prima del Covid più che emergente sembrava, o meglio era quantomeno la Cina al secondo posto tra le superpotenze mondiali, quindi tanto emergente non è, ma a numeri di un paese emergente. Dopodiché, insomma, lo sappiamo, c'è stata una seconda ondata, un nuovo focolaio è esploso a Pechino, insomma, dopo 55 giorni senza nuovi contagi, un po' quello che si teme anche per il vecchio continente, con i dovuti scongiuri. È stato predisposto un nuovo lockdown, chiuse scuole metropolitane, insomma, ancora tamponi, quartieri in quarantena. Sta di fatto che questa situazione si è generata forse appena dopo la consapevolezza che la ripresa apparentemente più rapida aveva subito poi un cambio di marcia. E allora ti domando, insomma, sicuramente questo è uno dei motivi, ma forse si è registrata successivamente, appunto. Quindi la Cina come la possiamo fotografare secondo te? Ma secondo me la Cina è interessante perché sicuramente sono stati i primi a entrare in questa situazione di emergenza, erano in una fase di erano appena usciti da tutta la serie di guerre tariffarie che abbiamo visto per tutto l'anno scorso, quindi c'era stato un accordo di fase 1 sulle tariffe e sono stati colpiti per primi dall'emergenza sanitaria. Diciamo che hanno gestito la crisi in maniera molto efficiente perché hanno applicato un lockdown quasi immediatamente e sappiamo che, sulla base dell'esperienza che abbiamo visto anche per gli altri paesi, essere tempestivi nell'applicazione del lockdown voleva dire controllare la pandemia in maniera molto efficiente, quindi ci sono riusciti e sono stati anche i primi ad uscire, quindi sicuramente questo è stato un vantaggio che hanno avuto. Però l'altro vantaggio è sicuramente il fatto che il mercato cinese è sicuramente molto grande, molto forte, e quindi in un momento in cui la pandemia si è poi diffusa al resto del mondo, la Cina non necessariamente ha dovuto far affidamento alla domanda esterna per sostenere la propria crescita, per cui si è di nuovo rivolta internamente al proprio mercato. E è stato interessante infatti che ad un certo punto, quando c'è stato il congresso del Partito Popolare Cinese, ci sia stato questo cambiamento di direzione, di orientamento, per cui si è passati dal famoso target del GDP a quello dell'occupazione, che è un qualcosa di abbastanza straordinario per la Cina, dopo che in tutti questi anni noi siamo stati abituati a sentire il target del GDP in Cina. Quindi è chiaro il focus che loro hanno posto sul mercato domestico per sostenere la loro crescita. L'ultimo fattore, chiaramente quello che menzionavo prima, è stato questa tregua da parte nella guerra tariffaria contro nei confronti degli Stati Uniti. Quello sicuramente ha avvantaggiato la Cina temporaneamente, perché sappiamo che comunque esiste una situazione di contrasto egemonico tra gli Stati Uniti e la Cina, e questo è un qualcosa che non necessariamente andrà via, anche sapendo perché negli Stati Uniti c'è un atteggiamento bipartisan tra repubblicani e democratici per avere una
un atteggiamento di confronto nei confronti della Cina. Quindi questo è un fattore che, andando avanti, potrebbe venir meno a danno della Cina, sapendo che però la Cina comunque si sta già rifocalizzando e sta già riportando internamente alcune catene, filiere produttive che sono estremamente importanti e critiche, come quella della tecnologia. Mi è un po' da sorridere perché nella mia introduzione ho parlato di comunicazione che cambia e che si evolve, poi insomma lo abbiamo detto più volte, oramai è quasi banale dire che il Covid sia un acceleratore di determinati fenomeni già in atto, ma che magari in Italia o in altri paesi non aveva raggiunto insomma determinati livelli. Però sorridevo per il fatto che si parla di nuova comunicazione, ma è anche vero che in tanti sostengono che comunque la Cina non l'abbia raccontata giusta, non l'abbia raccontata tutta sul Covid, che probabilmente si è sviluppato molto prima di quanto ci è stato detto, anche a livello di vittime, insomma, secondo tante persone, secondo tanti osservatori, le cose non sono come ce le raccontano, siccome c'è una TV generalista che sta mostrando una serie TV che si chiama Chernobyl, dove comunque l'Unione Sovietica fu abbastanza tranchant, nel senso che prima di rivelare quello che era accaduto sono passati giorni, settimane. Forse la comunicazione, se hanno ragione coloro i quali dicono che la Cina non l'ha detta tutta, insomma alcune cose invece non cambiano, anzi per certi versi la comunicazione torna indietro. Chiusa parentesi, continuiamo il nostro dibattito e qui vado da Luca Tobagi, Investment Strategist Invesco. Abbiamo fotografato la Cina, abbiamo fotografato l'andamento del PIL e della contrazione del prodotto interno lordo a livello globale e altrettanto a livello globale, poi magari sta a te scegliere quali sono le aree geografiche migliori. I mercati e i settori più colpiti dall'emergenza, insomma, dalla vostra, stando dalle vostre osservazioni e dai vostri rilievi, quali sono stati? Beh, alcune cose sono state anche già dette, questo ci aiuta nella discussione, nel senso che effettivamente questa è stata una crisi dalla quale a me fa piacere, e lo dico da estremo ottimista come sono quasi sempre, però noi adesso abbiamo visto anche movimenti del mercato che tendono a dare per scontato che ce la siamo lasciata alle spalle, invece in realtà non sappiamo ancora bene quali siano i contorni, non sappiamo i contorni della pandemia, non sappiamo se sia finita, se ci saranno nuove ondate, non sappiamo, come è stato detto prima, quale sarà l'impatto sull'economia. Io faccio un esempio molto semplice, perché riguarda la vita di tutti i giorni di tutti noi in Italia, ma anche di tanti altri paesi. Uno degli effetti delle misure di contenimento, no, dei lockdown che ci sono state, è che è diventato estremamente difficile, se non impossibile per alcuni periodi in alcuni paesi, andare a mangiare fuori. Okay? Allora, per esempio, il settore dei ristoranti negli Stati Uniti, cioè, voi andate a vedere il sito dell'associazione dei ristoratori, si vanta giustamente di essere il più grande datore di lavoro negli Stati Uniti dopo il governo. Ora, è evidente che quando noi poi andiamo a vedere i dati sulla disoccupazione che schizzano verso l'alto improvvisamente, no, non possiamo non tenere conto del fatto che ci siano settori come questo che improvvisamente hanno dovuto chiudere la saracinesca da un giorno all'altro. Probabilmente quasi da un giorno all'altro lo riapriranno negli Stati Uniti come altrove, no? Però noi non sappiamo, ad esempio, se prolungate fasi in cui abbiamo avuto il distanziamento sociale favoriranno il fatto che la gente abbia proprio voglia di ritornare a mangiare al ristorante o magari avrà un atteggiamento più prudente. E la stessa cosa si può dire per il settore del turismo, che per esempio in Italia e in Europa pesa così tanto, si stima che a proposito di PIL, turismo, certo. Esatto, pesi tra l'11 e il 12% del PIL in Europa, in Italia un po' di più, e circa il 15% dell'occupazione. Quindi anche tutta questa fretta, se vogliamo, di rimettere in moto la macchina Italia, la macchina turistica dell'Italia per l'arrivo dell'estate, dipende anche da quello, cioè sarà dopo la fine di agosto che noi probabilmente saremo in grado di fare delle valutazioni un pochino più corrette di quello che l'impatto della prima ondata di questa pandemia sarà sul PIL del nostro paese. Difficilmente saremo in grado di farlo prima in modo accurato. E quindi questo è, diciamo, l'angolo della cautela, cioè
non possiamo fare finta di niente. Nel frattempo i mercati si sono mossi, i mercati guardano avanti, c'è una quantità di stimoli fiscali e monetari che non ha precedenti e che sono stati altamente opportuni e che sicuramente già stanno producendo degli effetti, ma la cosa più importante è che possano poi produrli nel momento in cui non solo l'economia dell'Italia, degli Stati Uniti, ma di tanti paesi del mondo potrà rimettersi in moto. Ci sono anche i settori, come è stato detto prima, questa pandemia può agire come acceleratore di alcune tendenze già in corso. Ad esempio, basti pensare, lei citava la serie di Chernobyl, non entriamo nella diatriba della comunicazione politica, delle scelte politiche, magari lo facciamo in un secondo momento. Però era un assist indiretto, mi rendo conto. Il tema importante è che effettivamente questa serie tanti l'hanno anche vista sulla Pay TV, esatto. E per esempio io credo che il consumo di contenuti video su Netflix, che già a livello globale era un fenomeno in fortissima crescita, credo che abbia subito un'ulteriore spinta verso la crescita e comunque una consacrazione globale, così come lo shopping online anche per quanto riguarda magari la spesa alimentare di tutti i giorni e un sacco di altre cose. Non abbiamo più potuto vedere le gare di Formula 1 in diretta, ma abbiamo potuto vedere sempre sulla Pay TV i piloti di Formula 1, altri sportivi, altri personaggi noti che giocavano alla Formula 1, ai videogiochi, cioè il fenomeno degli e-sports che negli Stati Uniti già raccoglie centinaia di milioni di spettatori paganti ogni anno, da anni. Va fortissimo, assolutamente, esatto. questo fenomeno. In questo senso ci sono stati degli elementi il cui perimetro è ancora poco chiaro. Ma ci sono stati anche degli elementi che hanno veramente subito una spinta invece positiva che li ha fatti diventare a un certo punto nemmeno più dei fenomeni di crescita globale. Sono la nuova realtà, non del futuro, la realtà di oggi. Beh, hai citato giustamente che adesso c'è questo fenomeno del videogame. Io, a proposito di Formula 1, mi sono più andato a guardare i Gran Premi vecchi degli anni 80, anni 90, che mi appassionavano un po' di più, ma questo ovviamente è parere personale. Dicevo assist indiretto perché appunto Chernobyl è una serie televisiva trasmessa da una piattaforma importante, quotata negli Stati Uniti, ed ecco che Luca Tobagi, da cui poi torniamo, Luca, perché prima abbiamo parlato anche di macchina Italia di ripresa, secondo me anche da questo punto di vista, anche macchina Europa, c'è da mettere qualche puntino su lì. Però diciamo dei settori che vanno forte adesso, e qui a questo punto mi piacerebbe sentire cosa ne pensa Generoso Perrotta, responsabile advisory di Banca Generali, su quello che sta accadendo appunto per i settori che hanno beneficiato dal punto di vista dei mercati di questa situazione. Abbiamo citato i tecnologici, anche il food con Luca Tobagi, ma anche l'healthcare ad esempio. Ricordiamoci che chi ha investito sul Nasdaq ha parecchio di cui rallegrarsi. Credo abbiamo ottenuto quasi l'11% di rendimenti dall'inizio dell'anno, quindi insomma una buona annata, ecco, per restare per mantenere un'espressione cinematografica. Allora anche da questo punto di vista può essere interessante capire quali sono i settori e quali sono anche i paesi che vedranno una ripresa più veloce. Generoso. Ecco, allora, una buona mezzannata per chi ha puntato sicuramente sul Nasdaq, chi ha mantenuto nei portafogli l'investimento su titoli tecnologici. Noi oggi ne stiamo parlando come sicuramente vincitori, però ricordiamo che questi settori sono stati molto resilienti anche nel 2018, lo erano stati anche nel 2019, quindi questo è un lungo trend su alcuni settori. L'healthcare invece ha beneficiato anche di una forza, diciamo, relativa, conseguenziale a quello che è stato il motivo scatenante di questa crisi che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, come diceva appunto Luca prima, forse ci siamo messi alle spalle. Puntare e alcuni settori quindi hanno fatto la differenza e hanno continuato a farlo. Però all'inizio di marzo, quando abbiamo avuto, siamo andati in lockdown dopo la Cina, abbiamo visto che tutti i settori sono stati toccati, gli indici sono venuti, hanno perso in maniera importante tutti senza nessuna distinzione, ma immediatamente dopo, perché è scattato un po' di caos e quindi sono stati venduti indifferentemente. Lì effettivamente
c'è stata la volontà e chi ha avuto la possibilità di guardare con una certa distanza. Quindi mi ricollego a un concetto che ci doveva già accompagnare in quel periodo, che è quello della necessaria diversificazione negli investimenti, sia settoriale e sia, come dicevi tu prima all'inizio, per quanto riguarda l'allocazione geografica. Nell'intervento di Massimo all'inizio abbiamo avuto un focus sulla Cina. La Cina è stata la prima ad entrare e dopo tutti abbiamo cercato di allocare in quell'area geografica e su alcuni settori riconducibili a quell'area degli investimenti, perché era la prima a poter uscire dalla riapertura. Ma noi in Europa, in Eurozona in particolare, nel nostro paese, abbiamo vissuto momenti decisamente importanti che non hanno risparmiato nessun settore. Le abitudini a cui si faceva riferimento prima, andare al ristorante, utilizzare più e-commerce, sono oggi sicuramente più presenti nei portafogli che noi consigliamo e consiglieremo ancora, tenendo conto comunque di una necessaria diversificazione, a maggior ragione alla luce di un processo di non deglobalizzazione, ma comunque di un reshoring generalizzato a seconda delle attività di business, perché le domande che noi ci stiamo ponendo e che cercheremo e cerchiamo di risolvere con le soluzioni di investimento è: uno, il livello di crescita che abbiamo davanti. Noi siamo passati in 10 anni da livelli di crescita che giravano intorno a 5-6 punti a livelli oggi intorno ai 3 punti percentuali, sì, facendo salvo quello che abbiamo, e poi dall'altro lato capire quanto questo possa essere accompagnato dalla volatilità, e quindi sposare la diversificazione e l'allocazione, quella che portiamo dietro da diverso tempo, a dei concetti di trend di lungo periodo e anche micro settori. Quindi questo è importante ricordarselo per i prossimi mesi, per le scelte da fare sui settori. Ed è anche importante ricordare un altro aspetto di quella che è la ripresa dell'attività. Poi bisogna capire, insomma, se la ripresa sarà forte, sarà debole, ma comunque inevitabilmente c'è, o meglio, se ancora il sistema non è crollato completamente, è anche dovuto all'intervento forte e importante delle banche centrali. Banche centrali che una serie di azioni continuano a farlo. Peraltro, per chi ci segue in diretta, tra poco parlerà Powell, presidente della Fed, insomma, che comunicherà le prossime mosse, se ci saranno, da parte della banca centrale americana. C'è chi dice che, insomma, più che comprare denaro, più che, insomma, stampare denaro, comunque comprare i titoli di Stato, stanno comprando tempo, no? E dare modo all'economia reale di ripartire intervenendo verbalmente, operativamente, ogni volta che si verifica un cedimento dei listini. E allora cerchiamo di capire anche se queste mosse sono sufficienti, se ormai invece siamo arrivati a una situazione satura, insomma, degli interventi della Fed. Io qui vado da Carlo Benetti, che è Market Specialist GAM Italia, e per cercare appunto di mettere a fuoco anche che cosa, se insomma gli interventi della Fed sono avvenuti con la dovuta rapidità o se magari è opportuno cominciare a fare qualcos'altro. Beh, stanno già facendo molto, perché lei ha detto stanno comprando tempo. In realtà il tempo hanno cominciato a comprarlo già 10 anni fa, cioè all'indomani della crisi del 2008, quando quella di oggi che impallidisce rispetto alle proporzioni di quella che stiamo vivendo oggi. I lockdown sono una sorta di versione economica delle sconfitte a tavolino: si sospende l'attività economica, la mobilità delle persone per un periodo esteso di tempo, automaticamente la ricaduta con la conseguenza economica è devastante. Nulla a quello che abbiamo visto 10 anni fa, ma noi stiamo vivendo di liquidità e questo ha comportato delle distorsioni destinate a continuare. In questo senso sono molto d'accordo con l'espressione Covid, che non è palingenetico ma un acceleratore di fenomeni già in corso, e anche quello delle banche centrali è destinato a crescere. Questa mattina al MES hanno comunicato ad esempio i dettagli
prossima emissione del BTP Futura, parte, buona parte del debito è detenuta dalla Banca Centrale Europea. Questo è un elemento di stabilità per il nostro debito, per la volatilità dei nostri prezzi, però è una misura straordinaria, è un fenomeno straordinario che va riassorbito. Io credo che si sta, e questo è il grosso problema dei policy maker, si dice, che devono affrontare nel prossimo futuro, la membrana, la separatezza tra la, il ruolo della politica monetaria e quello della politica fiscale dei governi si sta assottigliando. C'è sempre più commistione fra le banche centrali che stampano e acquistano titoli e le banche e i governi che stampano titoli per finanziare il debito, per supportare la domanda. Ecco, questo intreccio è un elemento di, perché tra l'altro non c'è inflazione, anche il grande, lo, anche la grande paura dell'inflazione che da 10 anni qualcuno l'ha definita il convitato di pietra, perlomeno nel Don Giovanni alla fine dell'opera il convitato di pietra, il commendatore, si presenta, l'inflazione ancora non si è presentata. Quindi credo che la nuova frontiera dell'analisi, ovviamente la linea di frattura amplificata e allargata dal Covid, dalla pandemia, è proprio nella vicinanza, nella contiguità tra la politica monetaria che come si può dire, straborda nell'ambito della politica fiscale, perché il quantitative easing, il pompaggio di moneta, ha effetti redistributivi che sono un effetto della politica fiscale, e nello stesso tempo i governi che approfittano degli ombrelli delle banche centrali per stampare carte, insomma, per indebitarsi ulteriormente, tutto sommato passando la liscia senza dover aumentare le tasse e senza diminuire la spesa. Oh, e questo è un altro argomento, prima dicevo Luca Tobagi, fermo lì che torniamo su un argomento che credo possa essere interessante affrontare assieme a lui, e cioè, e qui ovviamente voglio dire, Carlo Benetti è stato abbastanza chiaro, questo patriottismo di cui si parla per quanto riguarda il BTP Italia, il BTP Futura, insomma, buono, molto bene, ma dato che appunto Benetti è stato abbastanza chiaro e diretto, servirebbe anche un patriottismo, lo dici tu Luca? Fiscale? Direi che in Italia ci vorrebbe un bel po' di patriottismo tributario, eccolo, che ce lo possiamo dire, cioè, nel senso che è vero, cioè, diciamo, ad esempio in questa fase più che in altre è emerso quanto sia stato necessario per l'Italia ottenere il supporto di attori esterni, possiamo considerarli solo parzialmente esterni come la Banca Centrale Europea, e poi adesso vedremo come evolverà la situazione. Diciamo che l'analisi dei numeri ovviamente metterebbe per esempio il MES Lite in posizione di vantaggio rispetto ad altre forme di finanziamento. Chiaramente le decisioni che la politica prenderà potranno essere di altra natura, e quindi i politici saranno valutati per questo tipo di decisioni e noi investitori faremo i conti su quelli che saranno i numeri e anche su queste decisioni, no? Però non possiamo esimerci dal sottolineare, senza voler fare della demagogia, cioè, però se l'Italia ha un problema di debito pubblico molto elevato è anche perché nel corso degli anni, voglio dire, va bene chiedere agli italiani che risparmiano tanto una solidarietà finanziaria nei confronti del paese, questo è giustissimo, non ci trovo niente di male. Mi auguro che questa riscoperta dell'interesse nazionale e del desiderio di sostenere l'economia nazionale possa passare anche una maggiore come dire, collaborazione dal punto di vista fiscale a livello dei singoli individui. Ecco, questo come nota di colore. Poi sappiamo che questo è un tema ricorrente e quello che è stato sottolineato in precedenza anche da Carlo è molto giusto, cioè finalmente si è messa in moto anche la politica fiscale, cioè questa idea del comprare tempo è un'idea non nuova, che è vecchia di almeno 10 anni ormai, anche di più,
negli Stati Uniti, e effettivamente quello che noi abbiamo visto in particolare in Europa, per cui non è un problema solo italiano, è un problema europeo, è stato che i governi dei singoli paesi e anche dell'istituzione area euro, Unione Europea nel suo complesso, sono stati sempre recalcitranti a prendere in mano la responsabilità delle scelte politiche che avrebbero dovuto fare dal punto di vista delle riforme strutturali e altro, no? Quindi da questo punto di vista, secondo me, se ci troviamo di fronte a una svolta per quanto riguarda tutta una serie di atteggiamenti e di assunzioni di responsabilità che passano attraverso i policy maker, ma poi alla fine percolano fino ai singoli cittadini e alle aziende, molti dei quali sono già perfettamente responsabili e consapevoli del loro destino e del loro ruolo all'interno dell'ecosistema economico e sociale, ben venga. Francesco Sandrini, proviamo a sentire, Francesco Sandrini Amundi, proviamo a riconnetterci, cioè siamo sempre connessi ovviamente, ma proviamo a ricollegarci al titolo del nostro tavolo rotonda, cioè l'alba di una nuova era. A livello di asset class, le evidenze di questo periodo più o meno le stiamo mettendo in luce per i prossimi mesi, cioè l'alba di una nuova era saranno già i prossimi mesi, oppure, come dire, proprio perché c'è incertezza, l'abbiamo detto all'inizio, la direzione, insomma, anche a livello proprio di ripresa grafica, c'è chi parla di inversione a U, forse ormai si tende più a parlare di movimento a W più che a U, ma insomma, questa nuova era a livello di asset class quando arriverà? Siamo pronti? Allora, vorrei fare un paio di riflessioni con voi, perché si usa spesso un linguaggio nel quale faccio molta fatica a trovarmi. Prima di tutto, una cosa importante per capire: si parla molto spesso di politiche monetarie e fiscali come un bazooka, l'avrete sentito sicuramente nella terminologia corrente. Certo. I bazooka di solito hanno quello che si chiama tecnicamente backfire, producono degli effetti collaterali, rinculano indietro, producono una fiammata indietro. E qui il problema, a mio avviso, molto grosso sarà quello di capire la transizione tra il breve periodo in cui indubbiamente tutte le asset class finanziarie sono estremamente supportate dai livelli di liquidità corrente, con l'impatto che questo eccesso di liquidità, si diceva più che decennale, ha su determinate variabili come macroeconomiche. Da macroeconomista mi viene da dire: io vedo un effetto molto tangibile sulla produttività di medio-lungo periodo. Stiamo tenendo in vita artificialmente imprese decotte con altissimi livelli di debito, produttività bassissima, che hanno la fila degli investitori fuori dalle loro porte per comprare obbligazioni che emettono senza avere necessariamente una dinamica positiva e costruttiva di utili. E come questo ci sono tantissimi altri effetti collaterali che questo tipo di politiche inevitabilmente porteranno. Non agevoleranno un'erogazione del credito da parte del sistema bancario, che sarà sempre di più in sofferenza, e tenderanno sfortunatamente a generare nel futuro politiche riflattive. Perché non sono avvenute con le grosse inondazioni di liquidità degli anni precedenti? Perché si sono utilizzati gli eccessi di liquidità per produrre, per aumentare capacità produttiva, specialmente in Asia, che col senno di poi si è rivelata fortemente deflattiva. Non sarà, ahimè, così questa volta, quindi ci sarà una transizione che speriamo non sia stagflattiva come alcuni di noi temono, ma potrà essere reflattiva ed associata a riduzioni di crescita. Detto questo, dove siamo? Siamo in un contesto dove io mi rifiuto di pensare che sia stato che il mercato sconti una recovery a V. Non è così, perché quello che è andato molto bene, come si diceva precedentemente, sono tutti i comparti, come i comparti tecnologici, cioè il quality. Il quality normalmente non è associato a una fase di ripresa, è una scelta difensiva. I soldi vanno in quelle società che hanno meno livello di debito, che hanno una visibilità superiore dal punto di vista degli utili, quindi sono scelte estremamente conservative. Passatemi dire una cosa estremizzata, fatemi dire, sono le nuove banche, sostanzialmente le super large cap americane. Io non vedo una dinamica dei ciclici, tranne questa specie di rimbalzo a cui stiamo assistendo da tre settimane, che si tira dietro anche le banche, ma non vedo una ripresa dei ciclici allo stesso passo di tutto il comparto quality e il comparto growth che abbiamo menzionato prima. Questo non mi fa pensare
che quanto il mercato stia scontando sia un ritorno immediato alla crescita nei prossimi 2 anni. Quindi sicuramente è così nel comparto azionario, quindi ci sarà un punto di flessione in cui la crisi passerà lentamente da essere una crisi di liquidità positivamente risolta a una crisi di solvibilità, in cui i default delle società inizieranno inevitabilmente a salire e ci saranno delle implicazioni notevoli. In macroeconomia si parla del cosiddetto punto di Minsky Point, quando i costi non sono più sostenibili con la dinamica degli utili. Quando avverrà, che era la sua domanda, servirebbe la sfera di cristallo? Fino a questo momento quasi tutte le banche centrali sostengono questo sforzo enorme e la performance delle classi di attività finanziarie quasi ai livelli antecedenti in molti mercati, tranne alcuni ciclici molto, molto simili a prima della crisi. Quindi tendiamo a mantenere un approccio molto di prudenza. Tendiamo a guardare la debolezza del dollaro perché fino a che il dollaro si mantiene debole, i mercati emergenti e questo risk on a cui stiamo assistendo dovrebbe continuare. E chiaramente siamo esposti a fragilità di ogni genere, sia dal punto di vista macroeconomico che degli utili e anche geopolitico, mi permetto di dire. E allora, prudenza è una delle parole chiave ovviamente di questo periodo, dei prossimi mesi, lo ha detto chiaramente Sandrini. Altre due, credo, parole chiave di questo periodo, credo che siano, e qui mi appoggio in qualche modo a Generoso Perrotta, Banca Generali, sostenibilità e tematicità, che spesso magari investitori, insomma, che hanno una marcia in meno, tendono a dire: va bene, ma cerchiamo di capire che cosa si intende per sostenibilità, perché oltre a volte non ci viene spiegato. E allora, un approccio all'insegna di questi due fattori, quale può essere, secondo lei, Generoso? Ottimo, grazie. Allora, ricollegandomi proprio come un fil rouge a quanto si diceva prima, è chiaro che la prudenza in questo contesto è sicuramente un punto, un approccio da tenere in debita considerazione. Questa porta a dare dei consigli su non guardando al breve termine. Quando tu non guardi al breve termine, quando hai e metti una giusta distanza tra i consigli che dai, gli investimenti che proponi e li fai con uno sguardo a lungo periodo, riesci ad essere in un certo qual modo anche difensivo in fase di forte ritracciamento degli indici. Prima parlavo di resilienza di alcuni settori, non a caso questi settori sono quelli dove all'interno è possibile toccare con mano alcuni trends di lungo periodo, alcune tematicità. Abbiamo parlato di e-commerce, abbiamo parlato di healthcare, abbiamo all'interno di questi settori delle specificità che riguarda proprio gli spazi dove depositare tutte le merci che vengono e devono essere trasportate e come queste possono essere trasportate. Aziende come Amazon oggi stanno collaudando droni che portano e che consegnano merci senza minimamente la presenza umana. Riuscire a parlare di sostenibilità e come noi facciamo a livello di casa anche grazie ai nostri partners attraverso l'approccio ESG, a nostro parere continua ad essere e sarà sempre di più un elemento molto molto caratterizzante degli investimenti per i prossimi mesi. Questo senza dubbio mi sta aiutando a narrare una realtà che tutti quanti noi stiamo vivendo. E ci aiuterà anche ad offrire una locazione ancora di più diversificata. Proprio in un'ottica di idea che non abbiamo chiaro l'impatto della crescita, l'impatto sui futuri utili, ma sappiamo che alcune di queste realtà, probabilmente che agiscono nell'ambito della sostenibilità e agiscono nell'ambito diciamo negli ESG compliant stanno sicuramente vivendo un'esplosione di vendita, di utili, e
e questo inevitabilmente avrà una ripercussione sulle quotazioni dei singoli e degli indici di riferimento. Quindi noi utilizziamo e crediamo sia utile proporre a completamento e non tanto più come si faceva qualche anno fa, ma sicuramente sempre di più come una parte core dei portafogli, un utilizzo importante di temi e tematicità. Peraltro è importante anche non solo far riferimento all'industria finanziaria, è anche importante far riferimento a chi partecipa a quel tipo di, a chi proprio fa quel tipo di business, e qui le partnership importanti industriali sono fondamentali, perché ti danno una view un po' diversa rispetto alla normale, seppur ovviamente importantissima, analisi fondamentale di quei settori. Restiamo sull'approccio agli investimenti, come, se sarà differente, in che modo sarà differente, e qui vado da Massimo Marzeglia, da cui sono partito parlando di Cina, di come ha reagito, di come sta reagendo tuttora a questa seconda ondata, e quindi magari anche a livello di approccio di investimento quali sono, le abbiamo già un po' diciamo accennati durante questa conversazione, ma magari è bene aggiungerne degli altri, se vogliamo, intendo di paesi che magari riusciranno a indicare la via prima di altri, o se magari occorre aggiungere qualche parola su quanto già detto a livello appunto di approccio di investimenti, che poi più o meno credo sia anche la chiave di chi ci segue da casa e in generale per quanto riguarda gli asset class. Sì, grazie. Secondo me l'approccio degli investimenti chiaramente cambierà il paradigma, nel senso che noi gestiamo multi asset, quindi portafogli dove allochiamo diverse classi di investimento. Chiaramente uno dei fatti evidenti è che i tassi di interesse in molti casi adesso sono vicini allo zero, comunque molto bassi, in alcuni casi negativi. Quindi questo cambia fondamentalmente il paradigma, perché in un classico portafoglio multi asset la componente di tasso è molto importante, non fosse altro per sue caratteristiche di redditività, ma anche per le caratteristiche di diversificazione. Adesso entrambe, in molti casi, queste caratteristiche vengono meno, perché i tassi sono a zero, e diversificazione è discutibile, sapendo che con dei tassi così bassi, in fasi di correzione dei mercati, è difficile ipotizzare un forte apprezzamento dei corsi obbligazionari. Noi abbiamo fatto delle analisi e delle ricerche dove, dal nostro punto di vista, esiste un limite inferiore a quanto i tassi possano andare negativamente, o comunque a quale sia l'efficacia dei tassi negativi. Quindi sicuramente uno dei cambiamenti drammatici è una delle problematiche che ci stiamo ponendo di più in questo momento, è la componente quanto rischio tasso avere nei portafogli. E quindi ad oggi noi stiamo passando molto tempo a cercare non di capire non tanto quanto, ma dove averlo. E quindi eventualmente ancora senso magari nella parte lunga della curva americana, o adesso forse cambiando un po' l'atteggiamento sull'Europa, essendo il sentiment un po' migliorato, ci sembrano più interessanti gli spread, i tassi periferici, quindi l'Italia, la Spagna, che offrono ancora dei rendimenti interessanti, oppure i titoli legati all'inflazione, che nel medio-lungo periodo potrebbero essere avvantaggiati da tutte queste politiche monetarie che sono state implementate, espansive, o anche da un processo di deglobalizzazione. Quindi ci sono una serie di fattori fondamentali in essere, che potrebbero essere molto interessanti anche per una ripresa inflazionistica. Da un punto di vista azionario siamo un po' più cauti. Il paradigma cambia anche qui, perché abbiamo fatto anche qui un'analisi sulla dislocazione delle valutazioni, quindi tra i titoli di più alta valutazione e quelli a più bassa valutazione. È fuori che è una delle più grosse dall'inizio degli anni 2000, quindi il Nasdaq è chiaramente a queste valutazioni incredibili. Stiamo parlando di un trend di crescita, growth secolare. Però diversamente dal 2000, che è una cosa interessante, se nel 2000 c'era questo differenziale dei tassi di crescita tra i titoli più ad alta valutazione e quelli a meno molto molto pronunciato, adesso di meno.
Quindi questa differenza di valutazioni da che cosa è data? È data dai tassi dai bassi tassi di interesse che hanno aumentato la sensitività dei titoli e quindi quelli che vengono pensati sul fattore crescita ai bassi, quindi il fattore crescita è esasperato da questo punto di vista. Dove ci concentriamo? Ci concentriamo su credito, meglio dell'equity, delle azioni, perché c'è, dal nostro punto di vista, ne abbiamo parlato, c'è ancora molta incertezza macroeconomica, anche dal punto di vista degli utili. Il credito invece è supportato direttamente dalle banche centrali e dai governi che stanno attuando delle politiche, ne abbiamo parlato, di sostegno per mantenere la solvibilità delle aziende e la liquidità dei consumatori. Quindi forse è anche ipotizzabile che rispetto a quello che abbiamo vissuto nelle crisi precedenti ci possano essere dei default o delle perdite inferiori sul credito o comunque più diffuse nel primo anno o comunque più diffuse nell'arco temporale. Chiudo con un paio di note ancora interessanti. Secondo me la liquidità è un cruccio di molti di noi in questo momento, perché in alcuni casi si è fatto un de-risking dei portafogli, c'è una componente di liquidità che può essere importante in alcuni casi, non è ottimale sicuramente nel medio-lungo periodo, dato il valore reale che quindi l'inflazione, i tassi, la remunerazione sulla liquidità che c'è in questo momento. Invece è interessante analizzare alternative di beni di rifugio come l'oro, che sicuramente rappresenta un elemento alternativo rispetto alla cassa. Ecco. L'ultima nota è su quella sull'esposizione valutaria. Il dollaro, anche qui noi di nuovo ragioniamo molto sulla robustezza dei nostri portafogli. Il dollaro, che è stato un elemento molto di diversificazione negli ultimi anni, con il venir meno di nuovo di questi differenziali dei tassi di interesse molto molto alto, potrebbe non essere così efficace andando avanti. Quindi anche qui ci stiamo concentrando per capire quanta valuta, quanto dollaro avere nei portafogli. Beh, un volo planare direi sui vari asset class, ma giustamente insomma che ha attraversato Marsiglia di BlackRock. Nuovo approccio sugli asset class, nuovo approccio anche inevitabilmente sui consumi. Allora io torno da Carlo Benetti, perché ne abbiamo parlato durante la nostra conversazione dei nuovi consumi. E allora, dato che l'impronta che io ho dato, anche se non era previsto, è stata anche un po' cinematografico, Carlo, io ti dico, a proposito di Henry, e cioè High Earners Not Yet Rich, che cosa possiamo dire a tal proposito? Beh, che noi siamo facondi, noi come industria siamo facondi nel generare acronimi, sigle, e Henry, a proposito di Henry, è una di queste, cioè quel segmento che sta forse l'ultima parte dell'azione X e all'inizio dei millennial, quei quarantenni che hanno forti redditi, high earners, ma non sono ancora ricchi, che hanno forte capacità di spesa, dimestichezza con gli acquisti online, che hanno abitudini di consumo, un approccio al consumo diverso da quello delle generazioni precedenti. Ecco, questi sono, è una delle tendenze di lungo termine alla quale le case, le società dei beni di consumo, in modo particolare le società dei beni di lusso, le dinamiche demografiche, lo ricordava Perrotta prima, sono molto d'accordo, le dinamiche demografiche determinano poi le risposte, le conseguenze economiche o di scelta, le healthcare, la tecnologia è stata ricordata, il lusso è un altro di questi settori che è vero che è stato fortemente impattato dai lockdown. Pensiamo a del lusso che hanno proprio i negozi fisici in Cina e quindi che hanno subito un crollo del fatturato nel primo trimestre. Però proprio i millennials, gli Henry che lei ha ricordato, questo nuovo modo di guardare il consumo online costringe, ma già prima della pandemia, un fenomeno che è in corso da qualche anno, costringe le società dei beni di consumo e di lusso a modificare radicalmente la propria strategia, il proprio marketing, guardando al digitale, quindi perfezionando,
adesso non voglio fare pubblicità alle società, ma c'è una società di cosmesi che ha ideato il Magic Mirror, cioè le clienti o i clienti possono fare il make-up, possono simulare il risultato del make-up online, questo grazie alla partnership con una società digitale creata nel 2000, specializzata nel rendering alle società del lusso. Quindi Gucci, per dire, un grande marchio italiano, uno dei più riconosciuti nel mondo, ha una presenza social tra le proprio status of the art molto, molto avanzata. Ecco, qui io credo che dobbiamo guardare le tendenze di medio-lungo periodo. Il lockdown ha costituito uno shock sul fatturato di breve, però se l'investitore ha l'orizzonte lungo, che è l'unico orizzonte in definitiva dell'investimento, il resto è altro, trading, speculazione, ma l'investimento, la pianificazione familiare, la pianificazione finanziaria per la serenità della famiglia nel lungo termine, anche il lusso, grazie a queste, grazie o comunque in virtù di queste cambi, di questi cambiamenti in abitudini dei consumi dei millennials o degli Harry, è un altro settore che si può abitare. Allora, abbiamo ancora 10 minuti scarsi, quindi se siamo bravi, se siete bravi, ancora 2 minuti ciascuno per una, diciamo così, un rush finale di domande. In particolare una, in realtà, mi incuriosisce, perché parliamo di investimenti, quindi anche di investitori, l'ha anche citato poco fa Carlo Benetti. Carlo, rimango da te e ti do veramente 2 minuti, anche meno se vuoi, perché è interessante anche capire come gli investitori si sono comportati in questa situazione. Sono usciti dalle posizioni aperte, hanno incrementato la loro quota per comprare a sconto, insomma, com'è stato il loro approccio a fronte di questa emergenza? Veramente molto sintetico, così riusciamo a parlare con tutti. Telegrafico, non a caso questo rally di aprile-maggio è stato definito il più odiato della storia, perché ha preso di sorpresa tutti quanti, con posizioni rischiose scaricate in febbraio e marzo. Però direi, cambia, è veramente uno slogan, cambiano i mercati ma non cambia l'animo umano. 300 anni fa, nel 1720, Newton, genio della fisica, nella storia della fisica, fece un errore clamoroso rientrando dopo aver realizzato un guadagno nella Compagnia dei Mari del Sud, toccò le 1000 sterline ad acquisti 300 anni fa, lui era dentro a prezzi poco sotto, a dicembre era 150, intorno alle 100 sterline, ha perso qualcosa, l'equivalente 20.000 sterline, l'equivalente di 3 milioni e mezzo di sterline di oggi. Questo cosa significa? Che negli investimenti non conta il quoziente di intelligenza, ma il carattere, il temperamento, la pazienza. E magari se Newton avesse avuto un consulente finanziario non avrebbe fatto quell'errore. Luca Tobagi, occhio che Benetti ha messo l'asticella molto in alto citando Newton, vediamo tu che cosa sei capace. Ovviamente è una battuta. No, io veramente invece abbasserò molto il livello della citazione, okay. Però voglio invece fare un discorso molto pratico, nel senso che effettivamente Carlo ha ragione, nel senso di dire, cioè, la psicologia degli investitori ha contato tantissimo anche questa volta, e non è questo è diventato il rally più odiato della storia, ma ne abbiamo avuti tanti in sequenza negli ultimi anni di rally molto odiati, perché uno sport molto popolare è stato quello di andare a cercare sempre motivi per i quali i mercati dovevano scendere, vista anche la grande iniezione di liquidità a supporto, no? Quindi questo è diventato uno sport popolare, e quando poi i mercati scendono diventa sempre più odioso vederli risalire, quindi a un certo punto gli investitori dovranno fare i conti anche con la propria psicologia, con se stessi. Io dico solo una cosa, che quando noi parliamo di investimenti, e sono già state ricordate tante di queste cose in varia forma, per esempio anche io ho una predilezione nel breve medio termine per il credito rispetto all'equity, ma credo che si debba avere un'esposizione anche all'equity, magari accumulandola gradualmente. Cioè, una cosa che insegna la storia di questi anni è che avere un atteggiamento disciplinato senza cercare di fare market timing, se proprio si vuole farlo, prendere il coraggio a due mani e investire nelle fasi di correzione, ma altrimenti un approccio disciplinato è uno di quelli che paga di più. Ma noi abbiamo avuto due grosse famiglie di beni, cioè ci sono gli strumenti, gli attrezzi e i gioielli.
La cosa particolare di questa ultima fase, no, è che all'interno dei gioielli non sono stati solo i beni rifugio o ciò che trova il suo valore nella scarsità, come per esempio l'oro che veniva citato, i gioielli in senso letterale, certo, ma anche, ad esempio, tutte le società che possono dare un po' di crescita visibile, cioè in un mondo che diventa sempre più lento nel crescere, tendenze demografiche, stimoli monetari che tengono in vita gli zombie, come si è detto, insomma, per cui la crescita sarà sempre di meno, questa diventa una risorsa scarsa, questo è diventato il gioiello. Allora io dico, chi fa la programmazione veramente con un orizzonte di lungo periodo dovrebbe anche tenere presente che, perché il mondo comunque continui a crescere, a un certo punto serviranno anche gli attrezzi. Quindi la sostenibilità, ad esempio, ci aiuterà a selezionare i temi migliori. Io dico, cioè, cerchiamo temi strutturali che sono importanti, ad esempio, non so, c'è questo piano della nuova via della seta, che è chiaramente un unicum nella storia del mondo, non solamente. Ma ci sono anche delle cose per cui si parla di sostenibilità, di I nel ESG, però il mondo non è ancora pronto a fare a meno del petrolio, dell'energia come la conosciamo adesso, no? Quindi anche la deflagrazione totale che certi settori hanno vissuto in questa fase probabilmente a un certo punto dovrà essere riconsiderata da chi ha veramente un orizzonte di lungo termine per tutte queste cose. Quindi la differenza tra gioielli e attrezzi in questo momento si è un po' confusa, ma a un certo punto comincerà a tornare alla distinzione e si comincerà anche a riapprezzare quello che serve per tornare a crescere, non solo per proteggere e preservare il valore. Bel volo planare anche di Luca Tobagi, però stiamo per atterrare e allora vado da Generoso Perrotta, Banca Generali, per le battute finali, partendo, se vogliamo, appunto da come si sono comportati gli investitori, o se appunto hai da aggiungere qualcos'altro, insomma, su quello che ci aspetta, ecco. Allora, noi come consulenti, a proposito di buoni consulenti, abbiamo da sempre raccomandato diversificazione. E soprattutto abbiamo cercato di accompagnare gli investitori a non farsi prendere dal panico. Questo è stato possibile perché, come diceva appunto prima Luca, avevamo già impostato degli ingressi programmati, disciplinati attraverso dei servizi, i nostri PAC sostanzialmente. Quindi in maniera molto metodica, e siamo ancora oggi, ancora per il domani, pronti ad aumentare in maniera molto razionale, caratterizzante gli investimenti in termini di sostenibilità, la quota dell'attivo del mondo. Le banche centrali terranno calmi i tassi e questo darà un po' di forza agli investimenti e la possibilità di non renderli odiosi questi recuperi importanti dei mercati, sia a livello di credito e sia a livello di equity. Dobbiamo proporre ottimismo anche in un contesto che molto razionalmente è senza dubbio nuovo, e lo stiamo vivendo da 11 anni a questa parte. Non so se possiamo ricondurci a quella che viene definita l'educazione finanziaria, e qui vado da Massimo Marzeglia, BlackRock Italy. Eccoci, sì, difficile non ripetersi con i colleghi che hanno già trattato molti degli aspetti, però sicuramente sì, tutti gli investitori sono arrivati nella crisi prociclici, quindi con portafogli abbastanza esposti al rischio, e quindi hanno patito questa correzione. Alcuni più accorti avevano messo delle strutture a protezione di volatilità, e quello sicuramente ha aiutato, però c'è stata una grossa fase di deleveraging. Quindi la situazione che ci troviamo, in cui ci troviamo in questo momento è particolare, nel senso che anche noi prestiamo moltissima attenzione alla diversificazione del portafoglio, quindi alla robustezza. Lo citavo prima, tutte le analisi che noi stiamo facendo sui tassi di interesse, perché avere una grossa porzione di tassi di interesse in questo momento non necessariamente aiuti i portafogli. Secondo me quello che d'altra parte c'è una grossa quantità di liquidità che c'è ancora nei portafogli, e questo crea chiaramente un problema tattico di gestione nel breve periodo. Quello che secondo me aiuta sempre è un po' il canovaccio che tutti quanti seguiamo in tutte le fasi di recessione, correzione, poi di ripresa, tale per cui tendiamo ad andare su
inizialmente classi un po' meno rischiose, in questo caso il credito, abbiamo detto siamo partite dall'investment grade, incominciamo a comprare un po' di high yield, gli spread sono interessanti, comunque ancora pagano un po' di redditività, e man mano sono anch'io d'accordo sul fatto che è possibile estendere l'esposizione sulla parte azionaria, cercando di prediligere quella parte azionaria che è un po' più qualitativa, quindi dove c'è crescita, i bilanci sono robusti, c'è la profittabilità, eccetera, ed eventualmente focalizzarsi anche, come dicevo prima, su beni di rifugio alternativi, parlavamo dell'oro. E allora, se dopo tre ospiti è difficile non ripetere quanto già detto, figurarsi dopo quattro, però insomma a qualcuno toccava essere l'ultimo, e quindi do la parola a Francesco Sandrini a Mundi a questo punto per le battute finali, insomma. Allora cambio angolo completamente, così io mi trovo molto con quanto ha detto Massimo sulle asset class, quindi non vale la pena ripeterlo. Credo, posso dire una cosa magari dal mio punto di vista, io sono più uno stock picker, sono più una persona che cerca azioni, obbligazioni come vocazione. Credo che tornerà il momento della selettività, credo che quando la liquidità diventerà una cosa più scarsa di quanto è al momento, cioè in un futuro potenzialmente reflattivo, sarà molto più difficile fare asset allocation come abbiamo visto, usando futures, indici, ETF. Tornerà il momento della selettività, della selezione dei paesi meno vulnerabili, vedremo meno carry trade alimentati dall'eccesso di liquidità, paesi come la Turchia che magari avranno più problemi a rifinanziarsi di altri. Questo sarà trasversale sul comparto del credito, dell'azionario e credo anche dei paesi emergenti. Quindi a mio avviso andiamo verso un mondo in cui tornerà a essere divertente fare l'asset manager, meno fare l'asset allocator, e credo che potenzialmente potremmo andare verso una situazione anche di performance più interessanti per i prodotti gestiti. Francesco Sandrini, Amundi, grazie, è stato un piacere, così come lo è stato con Generoso Perrotta, Banca Generali, con Carlo Benetti, Gam Italia, grazie. Massimo Marzeglia, BlackRock Italy, grazie. E Luca Tobagi, Invesco. Grazie davvero a tutti quanti voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, è stato un piacere. E allora, grazie ancora. L'appuntamento per quanto riguarda TV Week Assicurazioni e Risparmio finisce qui, lunedì alle 9 con i mercati finanziari con Manuela Donghi. Io ovviamente vi lascio al resto della programmazione delle fonti TV con un ringraziamento a Luigi De Felice in regia. Beh, insomma, restate con noi e un buon proseguimento ovviamente. Buon fine settimana.